Bene, iniziamo questa nostra seconda meditazione. Lo facciamo cercando di seguire un po' la traccia che ieri abbiamo trovato insieme proprio all'inizio del Vangelo di Marco. Ieri raccontavamo che guardando i primi episodi che vengono raccontati proprio dall'Evangelista Marco, noi riusciamo a vedere una sorta di percorso, una pedagogia della conversione. Si parte dal cuore della sinagoga con l'indemoniato per poi entrare in casa di Pietro e la guarigione della suocera di Pietro. Per poi arrivare alla porta della città, Gesù compie una serie di miracoli che lo conducono in disparte, in un ritiro, dove guarisce il lebbroso. Diciamo così, questo itinerario fatto di tre tappe, in cui poi noi abbiamo aggiunto la quarta, che troviamo al capitolo 3 di Marco, che è una sorta di verifica se è avvenuta davvero la conversione. È un po' uno schema che noi ritroveremo costantemente all'interno del Vangelo. E oggi vorrei far proprio questo, cioè ripercorrere di nuovo queste tappe della conversione, però dando un nome proprio a ciascuno di questi personaggi. Chi è l'indemoniato? Chi è la suocera di Pietro? Chi è questo lebbroso? Allora, non per rovinare subito la suspense, ma tutti noi sappiamo, l'abbiamo detto ieri, che Marco racconta le vicende di Gesù perché le ha ascoltate da qualcuno di autorevole, e questo qualcuno di autorevole è Pietro. In fondo, tutto il Vangelo di Marco ci racconta anche quella che è la conversione di Pietro, la guarigione di Pietro. Ecco perché spero che nessuno si scandalizzi se noi iniziamo questa nostra seconda meditazione dicendo che l'indemoniato di cui dobbiamo occuparci questa mattina è Pietro. Ed è Marco, proprio al capitolo ottavo, che ci racconta di questa strana possessione di Pietro, di questo problema serio che Pietro ha tra professare la fede e ragionare come ragiona il demonio. Ma prima di entrare nel cuore di questo episodio che troviamo verso la fine del capitolo ottavo, c'è qualcosa di significativo, ancora un rimando a Pietro che l'Evangelista Marco mette immediatamente prima l'episodio di Cesarea di Filippo. E ci troviamo al capitolo ottavo, al versetto 22, ed è un luogo particolare. Giunsero a Betsaida. Betsaida è la patria di Pietro. E a casa di Pietro, cioè in territorio che è suo, nel villaggio che è suo, in questo luogo di appartenenza proprio a Pietro, avviene un miracolo. Un miracolo strano perché è l'unica volta in cui Gesù per fare un miracolo deve rifarlo due volte. Cioè un miracolo che è spezzettato in due tappe, ma anche questo ha un significato che vedremo tra qualche istante. Giunsero a Betsaida e gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: "Vedi qualcosa?" E quello alzando gli occhi diceva: "Vedo la gente perché vedo come degli alberi che camminano." Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: "Non entrare nemmeno nel villaggio." Questo è tutto il breve racconto che ci viene fatto da Marco a partire dal versetto 22 del capitolo 8. Ma rallentiamo un po' questo episodio e ci accorgiamo che tornano dei temi importantissimi. Questo cieco arriva a Gesù perché qualcuno ve lo conduce. Ancora una volta Marco insiste sulla mediazione della Chiesa, cioè sul fatto che Dio lo possiamo incontrare ovunque, lo possiamo incontrare per caso, per strada, può sorprenderci Dio, ma la maniera ordinaria che ha Dio di incontrarci è sempre attraverso la mediazione di qualcuno. La Chiesa in fondo è questo, è qualcuno che ti dà la mano e ti conduce a Cristo. La Chiesa non si sostituisce a Cristo, ma dovrebbe rendere possibile l'incontro con Cristo. Tenete a mente questo, perché oggi pomeriggio, entrando a riflettere su un altro episodio, ci accorgeremo che c'è un modo di essere Chiesa che impedisce l'incontro con Cristo. E c'è un modo di essere Chiesa invece che favorisce l'incontro con Cristo. E guardate la discrezione, il fatto che nessuno emerge, non c'è nessuno che dice: "Tizio e Caio gli condussero questo tale da Gesù." No, c'è una sorta di discrezione, di anonimato, c'è davvero una gratuità.
in questo ministero. La Chiesa non si mette in mostra. La Chiesa mostra, indica Gesù. Ci sono dei rapporti, delle relazioni umane che davvero diventano sacramento di salvezza, perché hanno proprio lo scopo di condurci lì dove noi abbiamo bisogno e fanno qualcosa che noi non riusciamo più a fare, perché ancora una volta non è questo cieco, non è come Bartimeo che grida: Signore, apri i miei occhi, fa che io veda. No, qui non c'è un cieco che sta pregando. Qui c'è un uomo che non vede e che non riesce nemmeno a pregare. Quindi noi abbiamo due caratteristiche importanti che in realtà possono accadere dentro la nostra vita. Non vedere più e non avere più parole per pregare, non avere nemmeno più la fede di riuscire a pregare. Quando una persona non vede, che cos'è che non vede? Non vede il senso, non vede il significato dell'esperienza che sta vivendo. E quindi è condannato a vivere un buio che è terribile, che è il buio dell'insensatezza, cioè vivere qualcosa senza capirne il senso. Se noi dovessimo avere un'immagine di che cos'è l'inferno, in fondo l'inferno è questo, è vivere senza un senso e non avere più il senso di quello che noi stiamo vivendo. Allora capite che noi ci possiamo svegliare la mattina e fare il breviario, ma non avvertire più il senso di quel breviario, celebrare la messa, ma non avvertire più il senso di quella messa, servire la gente, ma non avvertire più il senso di servire la gente. In una famiglia delle persone possono svegliarsi la mattina e occuparsi l'uno dell'altro, ma non vedere più il senso di quell'amore, di quella moglie, di quel marito, di quei figli. Vedere più il senso di una materia che io sto studiando, vedere il senso di una malattia, vedere il senso della mia miseria. Sono condannato ad avere esperienze insensate, cioè che non hanno più nessun significato. E quando per molto tempo noi viviamo esperienze che non hanno più nessun significato, noi diventiamo un po' come quelle esperienze, cioè ci svuotiamo. Diventiamo anche noi senza significato. Ed è qualcosa di terribile perché è un buio di morte. Ma quando si è in quella situazione, la cosa più bella che possa accadere è capire che quel buio ti spinge a pregare, come Bartimeo, a gridare al Signore. Ma può darsi anche che tu abbia fatto un'esperienza di insensatezza che ti ha tolto anche la fede, cioè non riesci nemmeno più a pregare, perché non avverti nemmeno più il significato della preghiera. Perché dovrei pregare se poi non sono ascoltato? Perché dovrei pregare se poi il Signore mi lascia in questa situazione? Perché tutte le volte che ho pregato non sono stato liberato da quello che mi opprimeva? Allora non ha più senso nemmeno pregare. Ecco allora che la mediazione di qualcuno fa due cose, ci prende per mano, cioè ci offre una vicinanza, ci offre un'amicizia, ci offre un affetto, ci offre qualcosa che noi possiamo toccare con le nostre mani. Queste persone accanto a questo cieco non forniscono al cieco la spiegazione della sua cecità. Capite che non fanno teologia, fanno prossimità, che è un'altra cosa. Non si limitano semplicemente a interpretare quello che sta succedendo, ma offrono se stessi come il messaggio del Vangelo, esattamente come fa Gesù in tutto il Vangelo di Marco. Gesù insegnava loro, Gesù ammaestrava, ma Marco quasi mai ci dice che dice. Perché l'insegnamento, l'ammaestramento di Gesù equivale ai suoi gesti, alla fisicità della sua persona, a quello che Gesù compie. Allora capite che certe volte noi pensiamo che la pastorale sia una sorta di teologia di serie B e che invece c'è una teologia di serie A, quella che abita le nostre università, quella che insegniamo, quella che ci fa scrivere un libro. Ma invece la prima prossimità è quella che ci insegna Marco, che è fatta proprio di una teologia fatta di gesti, fatta di affetto, fatta di amicizia, fatta di umanità. Gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora anche qui c'è una cosa che dovrebbe darci molta consolazione. Lì dove noi abbiamo perduto la strada, lì dove noi non abbiamo nemmeno più preghiere, sappiamo che possiamo far fede della fede della Chiesa. C'è qualcuno che ha ancora fede nella Chiesa. Solitamente la fede dei piccoli, di quelli che nessuno vede, di quelli che sono anonimi. Ma grazie alla fede di queste persone noi ci salviamo tutti. Non guardare
ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Ecco, questo è un po' questo legame di dipendenza che ciascuno di noi ha con la Chiesa. E sapete perché sto insistendo su questo argomento? Non soltanto perché Marco insiste su questa dimensione ecclesiale, ma perché viviamo in un momento storico che è attraversato dalla piaga dell'individualismo. E l'individualismo può entrare, o è già entrato, anche nel modo di essere Chiesa. Noi possiamo coltivare uno stile di chiesa che è fatta di individualisti, di persone che stanno insieme perché gli conviene stare insieme, ma non perché hanno capito perché dovrebbero stare insieme. Di gente che frequenta le nostre comunità perché ognuna di queste persone sta cercando qualcosa per sé, non per gli altri. Io vado in chiesa per star bene io, per trovare il mio benessere, le risposte alle mie domande, la soluzione ai miei problemi, la guarigione alle mie ferite. Tutto inizia e finisce con me. C'è una sorta di individualismo che attraversa anche il nostro modo di abitare la Chiesa, di essere Chiesa, di vivere la nostra fede. Allora noi dobbiamo scoprire un'altra dimensione, che non è semplicemente quella di essere nella Chiesa perché mi serve, ma essere nella Chiesa per diventare utili per qualcun altro, aprirci a un'altra dinamica, che è la dinamica del dono. Non la dinamica del possesso. Non dimenticate questo passaggio perché in realtà sarà uno dei rimproveri che Gesù farà a Pietro e ai discepoli che lo seguono. In fondo loro pensano che seguire Gesù significa seguire qualcuno che ti dà possesso sulle cose. E invece seguire Gesù significa seguire qualcuno che ti insegna a donare qualcosa, a donare il tuo tempo, a donare la tua umanità. Chi condusse era un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese. Allora, in questa descrizione, in realtà, c'è una sorta di pedagogia, anche in questo caso, che Gesù usa. La prima, che dovrebbe molto colpirci, è il fatto che Gesù può fare i miracoli e ha fatto dei miracoli nel Vangelo. Noi troviamo modalità diverse attraverso cui Gesù può guarire. Immaginate quello che accade al servo del centurione. Gesù non entra nemmeno a casa di quest'uomo, non va a casa lì, non pronuncia delle parole, non impone delle mani, non c'è una liturgia. C'è semplicemente la fede del centurione che dice: so soltanto che se tu lo vuoi, quella cosa si realizza. Quindi Gesù ha la capacità di compiere dei miracoli senza fare ricorso a nient'altro, se non il suo desiderio di farci del bene. Ma questo non è il caso. Sapete perché? Perché certe volte noi non abbiamo bisogno di trovare una soluzione, abbiamo bisogno innanzitutto di sentire che a qualcuno importiamo, che stiamo a cuore a qualcuno. Il primo vero miracolo è Gesù che dà la mano a quest'uomo come un papà dà la mano a un bambino. Visualizzate dentro di voi questo gesto, questa immagine di un padre che dà la mano a un figlio. C'è qualcosa che si trasmette in quel gesto, è cura, è sicurezza, è presenza. Allora Gesù, prima di dare la soluzione al problema, offre questa presenza. Una presenza che quell'uomo può toccare con la sua mano. È vero, non vede, è nel buio, ma sente che in quel buio c'è la presenza di qualcuno. Questo è un'altra cosa interessante. Certe volte noi entriamo in intimità con Dio non quando tutto va bene, ma quando tutto va male. Si crea più intimità con il Signore non quando la luce è accesa, ma esattamente quando la luce è spenta. E quindi i periodi di più grande buio della nostra esistenza diventano anche i periodi di più grande intimità con Dio. Mai ci siamo sentiti vicini a Lui come nel momento in cui pensavamo di essere finiti. E questa è una cosa interessante, perché Gesù ha la capacità di riempire di presenza luoghi e situazioni dove normalmente regna la solitudine e l'abbandono. Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto. Non c'è più nessuno negli inferi, eppure se scendo negli inferi, eccoti. Questa è l'esperienza del Signore.
Allora capite che con molta gratitudine ognuno di noi dovrebbe guardare nel proprio buio e dire: sì, è vero, io non vedo, sì, è vero, io non ho più preghiere, sì, è vero, forse ho perso anche la fede, ma il Signore è lì in quel buio e mi dà la mano e mi conduce. E dove lo conduce? Lo conduce fuori dal villaggio. Anche qui noi potremmo leggere questa annotazione in due modi. La prima è questa. Nel portare qualcuno fuori da un posto si ripete la dinamica dell'Esodo. Così come Dio tira fuori Israele dall'Egitto, qui prende quest'uomo e lo tira fuori dalla sua schiavitù. È un esodo, lo conduce a fare un cammino di liberazione. Quindi lo porta fuori dal villaggio significa che sta offrendo a quest'uomo il cammino dell'Esodo, un cammino, un percorso di liberazione. Ma significa, credo, anche qualcosa di molto spicciolo, di molto più semplice. È il fatto che per ricevere qualcosa da Gesù noi dobbiamo smettere di stare nelle cose che in maniera abitudinaria facciamo. Dobbiamo prenderci un tempo a parte, forse come il tempo di questi giorni, un tempo che noi non abbiamo tutto l'anno, ma abbiamo soltanto in una piccola parentesi dell'anno. Fare qualcosa che non è nell'abitudine, prenderci un tempo fuori dalle nostre abitudini. Vedete, prendere sul serio Dio, continuando a fare le cose come se nulla fosse, molto spesso riduce il prendere sul serio Dio a una riflessione solo intellettuale. Certe volte per cambiare dobbiamo cambiare aria, dobbiamo cambiare le nostre abitudini, dobbiamo fare qualcosa di diverso. Questa è anche l'umiltà, perché certe volte con la scusa che non possiamo non stare lì, non possiamo non fare quella cosa, rimaniamo fedeli al nostro impegno, perché in fondo ci riteniamo indispensabili. Ma non capiamo che l'unica cosa buona che possiamo dare alla gente non è la nostra fedeltà, fino all'effusione del sangue, ai nostri impegni, ma è la nostra conversione. Allora, se dobbiamo prenderci un tempo che ci aiuta a convertirci, è un grande dono da fare alla gente che ci è affidata. Offrire a queste persone il fatto che noi ci siamo messi nella condizione di convertirci. Voglio farvi anche in questo caso un esempio molto familiare per noi. Una madre e un padre possono essere dei buoni genitori, svegliarsi la mattina, fare dei sacrifici per i propri figli, ma se un padre e una madre non sono felici, possono dare le cose migliori ai propri figli, ma non gli danno l'unica cosa di cui i figli hanno bisogno, e cioè vedere negli occhi dei propri genitori gioia. Allora, se io vedo che tu ti occupi di me, ma non ti vedo felice, tu mi stai togliendo l'unica cosa che io vorrei da te, vedere qualcuno di felice. Vedere che è bello amare qualcuno. Allora, se una coppia ha fallito di essere coppia, però sono degli straordinari genitori. Capite però che l'unica cosa che un figlio vorrebbe è vedere che l'amore funziona. Allora, se questi genitori non si prendono un tempo per recuperare la loro gioia, per recuperare il motivo del loro amore, allora stanno privando i figli della cosa che importa di più. Quindi capite, si tratta anche in questo caso di avere discernimento, di capire che cos'è importante, che cos'è urgente e che cos'è essenziale, che non sono le stesse cose. Tante cose noi reputiamo essere importanti nella vita, non è detto però che sono essenziali. Quali sono le cose essenziali? Di che cosa ha bisogno la gente da noi? Ve lo ripeto, ha bisogno di vedere che quello che predichiamo lo viviamo, che quello che annunciamo ha toccato la nostra vita, che quello che cerchiamo di spiegare a loro lo abbiamo capito noi. Ci crediamo noi, perché se io dico che Gesù è risorto, ma ho negli occhi la morte, capite che questo rovina il mio annuncio, lo distrugge il mio annuncio. Io ho bisogno di guarire, ho bisogno di convertirmi. Per questo bisogna avere l'umiltà di lasciarsi prendere per mano da Gesù e di essere condotti fuori dalle abitudini, fuori dal villaggio. E poi aggiunge Marco. Dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: vedi qualcosa? Il
Mi piacerebbe fermarmi su ciascuna di queste espressioni, ma vorrei semplicemente dire che dietro questo gesto molto concreto, forse eccessivamente concreto, di prendere della saliva, di metterla sugli occhi, è il respiro di Dio, è la grazia misteriosa che passa attraverso i sacramenti, perché non so se vi è chiaro che noi diamo i sacramenti agli altri, ma abbiamo anche bisogno di riceverli noi, i sacramenti. Non siamo solo dispensatori della grazia, ma siamo anche quelli che hanno bisogno di quella grazia. È quella grazia che certe volte attraverso di noi apre gli occhi degli altri, abbiamo bisogno di riceverla anche noi perché qualcuno ce la dà. Non siamo semplicemente i protagonisti dei sacramenti, perché li dispensiamo, ma siamo quelli che innanzitutto dovrebbero viverli in prima persona. Presediamo all'interno di una liturgia, ma rimaniamo fedeli però. Veniamo chiamati padri, ma siamo figli. Cioè, questa è una dimensione che non dobbiamo mai dimenticare. Se c'è veramente un rischio di un qualche clericalismo, forse noi dovremmo dire che il clericalismo è dimenticare di essere figli ed essere soltanto padri. Invece noi siamo figli che hanno costantemente bisogno loro di ricevere questa grazia. Ho bisogno io di ricevere questa grazia che passa attraverso i sacramenti. Ma anche se qui c'è un capolavoro liturgico, perché ci sono tutti dei gesti liturgici che Gesù compie, prende la saliva, la mette sugli occhi, impone le mani, che è proprio un gesto di trasmissione della forza di Dio, della potenza di Dio, della grazia di Dio. Impose le mani e gli chiese: vedi qualcosa? Il risultato di questo primo approccio di Gesù a quest'uomo non è un risultato soddisfacente. Perché quello dice, alzando gli occhi, diceva: vedo la gente perché vedo come degli alberi che camminano. Il che significa che tu cominci a vedere le cose, ma non le vedi ancora nella loro verità. Io vedo che ho un peccato ricorrente, ma ancora non riesco a vederlo nella sua verità. Io vedo la mia fragilità, ma non riesco ancora a vederla nella sua verità. Io vedo intorno a me dei confratelli, delle persone che mi vogliono bene, ma ancora non le vedo così come dovrei vederli. Li vedo come degli ostacoli, come degli alberi che camminano. Allora provate a prendere la macchina, a guidare e ad avere paura che a un certo punto gli alberi in bordo strada si spostano, cominciano a camminare. Beh, uno comincia a temere gli alberi che camminano, perché puoi andarci a sbattere e morire. Allora immaginate che io comincio a vedere così il mio vescovo, a vedere così il mio confratello, a vedere così mio padre, mia madre, a vedere così me, a vedere così la mia comunità, a vedere così le persone che mi stanno intorno. Non le vedo nella loro verità, ma li vedo come qualcuno che sta ostacolando il mio cammino. Immaginate quando questo grande ostacolo si chiama Gesù, quando questo grande albero contro cui io vado a sbattere è Dio stesso. Io vedo Dio e lo vedo come uno che mi sta rovinando. Che cosa vi torna alla mente l'indemoniato nella sinagoga? Sei venuto a rovinarci. Quindi questo cieco sta guarendo, ma il suo sguardo ancora non è uno sguardo limpido. Vede le cose, ma non le vede ancora nella sua verità. Ha bisogno ancora di un percorso, ha bisogno di gradualità. Sembra quasi che Marco voglia suggerire a ciascuno di noi quando finisce la conversione. Mai. Ed è bello pensare che è talmente tanto grande il cammino di conversione a cui noi siamo chiamati, che lì dove noi non finiamo questo cammino di conversione, in questa vita, abbiamo ancora tempo nel purgatorio. Cioè, ci viene dato ancora un tempo in cui i nostri occhi possono abituarsi a vedere le cose nella propria verità, a reggere la luce. Ma Gesù non si scoraggia, non fa come noi, che dopo che abbiamo fatto un sacco di sacrifici per le persone che ci sono state affidate e ci accorgiamo che non hanno capito niente di tutti gli sforzi che abbiamo fatto. Perché dopo preghiere, incontri, approfondimenti, liturgie, lavori, restauri, impegni, tutto quello che volete, poi litigano per banalità, si dividono tra di loro, creano questioni di stato sul fatto che uno ha la chiave di una porta e un altro no.
cose che tu dici, ma noi siamo cristiani per questo motivo? Allora ti verrebbe da dire, andate. Invece Gesù perde tempo con questo cieco, continua ad accompagnare quest'uomo. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. Cioè questo cieco non è più uno che non vede, ma vede e non vede più in maniera superficiale, vede dentro le cose. È un po' come voler dire che una persona che si converte ha finalmente il dono dei doni, che è il dono del discernimento, di saper chiamare le cose col proprio nome, di saper dire bene, male, bianco, nero, giusto, sbagliato, di saper guardare la verità delle cose e non semplicemente l'apparenza delle cose. Ecco, questo dono che Gesù fa a questo cieco accade nel villaggio di Pietro. Il suggerimento è che il cieco in questione si chiama Pietro, anche se Pietro, che assiste a questo miracolo, non lo sa che è lui che dovrà essere sottoposto al medesimo miracolo. Gesù ancora una volta si sposta. È una cosa molto bella che, a differenza ad esempio di Luca, nel Vangelo di Luca, in un momento preciso del Vangelo, c'è la ferma decisione di Gesù di recarsi a Gerusalemme, quindi tutto il camminare di Gesù è una sorta di grande pellegrinaggio verso Gerusalemme, che è il luogo dove si compirà il suo destino. Se uno prende invece la carta geografica e segue l'itinerario di Marco, sembra che Gesù sta vagabondando, sta girando. E in realtà, in tutta la prima parte del Vangelo, questo girare di Gesù crea un sacco di clamore, crea folle, innumerevoli di persone. Gesù compie miracoli, migliaia di persone si spostano e importa poco se in una sinagoga, in una casa, in una città, in un villaggio, a nord, a sud della Terra Santa, non importa, ovunque Gesù va, crea attorno a sé una folla di persone. Ma proprio in questo momento, cioè il momento esatto in cui geograficamente Gesù si sposta nel posto più lontano da Gerusalemme, che è Cesarea di Filippi, che è sopra, a nord, ed è il posto più lontano da Gerusalemme, in quella estrema periferia accade qualcosa che cambierà completamente il modo di agire di Gesù e anche un po' il suo girare, il suo camminare, il suo viaggiare. Da questo momento in poi, subito dopo l'episodio che stiamo per commentare, non ci sarà più la folla di persone e non ci saranno più miracoli. Gesù compirà due o tre miracoli massimo nella seconda parte. Non ci sono più segni, non c'è più il seguito, ma cominciano i fraintendimenti. All'inizio del Vangelo l'unico che contestava Gesù era il demonio, poi man mano cominciano a contestarlo gli scribi, i farisei, i dottori della legge, poi cominciano a contestarlo i suoi discepoli, tutti lo contestano, nessuno più capisce Gesù. E quindi man mano che Gesù va avanti cresce la sua solitudine, ma semplicemente perché tutti pensano di aver capito Gesù, tutti pensano di avere fede in lui, ma tutti sono come questo cieco, vedono qualcosa che non è ancora la verità. Tutti hanno bisogno di fare un passaggio ulteriore. Dice, ma io ho la fede, anche il demonio ha la fede. Qual è la differenza? E Gesù lo spiega qui. Poi Gesù partì, siamo al versetto 27 del capitolo 8. Poi Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. E per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente, chi dice che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti. Ed egli domandava loro: ma voi chi dite che io sia? E Pietro rispose: tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Allora, guardate un po' questo episodio e se idealmente solleviamo questo episodio e lo poggiamo sull'episodio precedente, cioè sulla guarigione del cieco, noi troviamo che la prima parte del miracolo, cioè il primo modo attraverso cui Gesù interviene sugli occhi di quel cieco, equivale a questa domanda: che cosa pensa la gente di me?
E sono tutti preparati su questa domanda. Soltanto che le risposte, per quanto sono lodevoli, cioè dalle risposte si capisce che hanno stima di Gesù, nessuno dice che è una brutta persona. Lo chiamano Elia, Battista, un profeta, un bravo maestro, dicono delle cose molto belle, però equivalgono a dire alberi che camminano, cioè non sono la verità ancora. Soprattutto perché queste persone, che hanno una grande considerazione di Gesù, per pensare a Gesù pensano a gente morta. Giovanni Battista, Elia, un bravo profeta dell'antico che è tornato qua, cioè hanno una visione che dice: sì, Gesù è una brava persona morta. E Gesù invece vuole dire: guardate che io non sono nessuno del passato, perché io sono vivo. Non sono Giovanni Battista redivivo. Non sono una reincarnazione di Elia. Io sono qualcuno che è una profonda novità, che voi ancora non riuscite a capire. Per questo Gesù compie il secondo passaggio del miracolo, impone di nuovo le mani, impone loro un'altra domanda: ma voi chi dite che io sia? Allora, se farete l'esperienza così come vi ho suggerito, di leggervi Marco dall'inizio alla fine, tutto d'un fiato, in realtà vi accorgerete che questa domanda, ma voi chi dite che io sia, non è rivolta ai discepoli. È come se nel bel mezzo del racconto, immaginate di stare a guardare un film, qualcuno si rivolge alla camera e guarda negli occhi voi che state guardando il film e vi dice: quindi chi sono io per te? La domanda è rivolta a chi sta leggendo, non è rivolta soltanto ai discepoli. È come se volesse dirci Marco che dobbiamo comprometterci con quella storia, che alla fine non dobbiamo accontentarci delle opinioni degli altri, di quello che gli altri ci dicono, persino di quello che Marco ci racconta, non dobbiamo accontentarci di questo, dobbiamo arrivare fino al punto di poter rispondere noi a questa domanda: chi è Gesù per me? E Pietro è l'unico che risponde a questa domanda e risponde con una risposta giusta: tu sei il Cristo. Che è una risposta giusta. Ma che cos'è che non va in questa risposta giusta? Gesù tratta Pietro esattamente come tratta l'indemoniato nella sinagoga. Anche a Pietro ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Faceva stare in silenzio gli indemoniati che lo riconoscevano. Praticamente ci sta dicendo che non c'è molta differenza tra questo Pietro, con la sua professione di fede, è quello che succede nella sinagoga con quell'indemoniato. Semplicemente perché dietro a qualsiasi professione di fede, anche la nostra, penso e spero che tutti noi concordiamo che Gesù è il figlio di Dio e che è il Messia e che lui è il Cristo. Tutti siamo d'accordo su questo. Ma sapete quante aspettative noi abbiamo dietro questa affermazione? Quando noi diciamo che Gesù è il Cristo, che cosa abbiamo in mente? Abbiamo in mente uno che magari deve realizzare i nostri desideri, che deve realizzare i nostri progetti, che deve far accadere le cose così come noi ce l'abbiamo nella testa. È un brutto pensiero quello di Giuda, ad esempio, quello di dire: caspita, verrà il Messia e ci libererà finalmente dai Romani. È un desiderio lecito. Eppure c'è una grande delusione quando Giuda si accorge che Gesù non è quello, non è un liberatore politico. E capite che questa cosa non succede solo a Giuda, succede a Pietro, succede a Giovanni, succede a Giovanni Battista che prima di morire manda i suoi discepoli da Gesù dicendo: ma siamo sicuri che sei proprio tu? Perché io me lo sono immaginato in un altro modo questo Messia. Quindi il problema nostro è qual è l'immaginario che noi abbiamo dietro Gesù, chi è Gesù? Allora c'è una visione molto mondana del Messia, il Messia dominatore, il Messia del successo, il Messia che dà le vertigini ai suoi discepoli, perché Pietro, finché vede compiere miracoli e vede compiere guarigioni, resurrezioni, moltiplicazione di pane e di pesci, ha una sorta di vertigine interiore e dice: caspita, questo sicuramente è il Messia, tu sei il Cristo. Ma se tutto questo finisse, se a un certo punto questo Messia perdesse, se non fosse più così vittorioso, così potente, se non ci desse più le armi della forza, ma ci chiedesse di impugnare l'armatura della debolezza,
crederemmo ancora a lui? E questo è il vero problema. Loro dicono una cosa giusta, ma non hanno ancora capito chi è lui. Allora, voi capite che noi, anche come Chiesa, possiamo, grazie a Dio, professare tutte notizie esatte su di lui, ma coltivare un'idea trionfalistica di Chiesa che ha a che fare con un Gesù frainteso. Il nostro modo di essere Chiesa è quello di Gesù crocifisso. Non il Gesù taumaturgo, il Gesù rivoluzionario, soprattutto nelle ideologie del Novecento, quanti teologi hanno appiccicato a Gesù i propri desideri e l'hanno fatto diventare in tutti i modi il capopopolo dei poveri, quello che dovrebbe aggiustare tutti i drammi psicologici delle persone, quello che dovrebbe ridare giustizia, quello. Ognuno ci appiccica addosso a questo Gesù qualcosa che desidera lui. E quando è che noi ci convertiamo? Quando smettiamo di avere questo tipo di aspettative su di lui e accogliamo lui così come è, non così come noi lo vorremmo. La verità è che tutti vorremmo incontrare Gesù, ma lo vorremmo incontrare come ce l'abbiamo nella testa noi. In questo senso, capite che tutti noi abbiamo bisogno di conversione, perché stiamo camminando dietro di lui, ma esattamente come camminerebbe dietro Pietro, che ancora non si è convertito. E la prova, lo sapete qual è? È che davanti a questa richiesta di Gesù, Gesù aggiunge un dettaglio, che è la prova, che è una sorta di tentativo di capire se effettivamente Pietro è Pietro oppure Pietro è posseduto. Sentite. E cominciò a insegnare loro che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Loro che pensavano di aver incontrato un Messia che doveva risolvere tutte e tre le aspettative più grandi che un uomo ha, perché vedete, gli anziani, i sacerdoti e gli scribi rappresentano il potere economico, il potere religioso, il potere politico, il potere culturale. Allora io ho un Messia che riesce a imporsi in tutti questi ambiti. E noi dice: no, guardate che il mondo mi ucciderà, mi farà fuori, perché il mondo non accetta questa mia logica. Il mondo ragiona in un modo diverso dal mio. Praticamente Gesù sta mostrando ai discepoli la cosa più preziosa che ha, che è la logica della croce. Voi sapete che il demonio può sopportare tutto tranne la croce. Il demonio non sopporta la croce. Ecco perché la reazione di Pietro è la reazione di un indemoniato. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Oh, immaginate la scena, eh? Questo primo papa della storia che vuole insegnare a Gesù come dovrebbe essere Gesù. Cioè, è Pietro che cerca di dire a Gesù come lui dovrebbe essere. Nella versione di Matteo, se non erro, Pietro aggiunge: Dio non voglia. Praticamente si fa interprete persino della volontà di Dio a Gesù. Capite? Spiega a Gesù la volontà di Dio, perché lui si pensa di sapere ormai la volontà di Dio. Questa è una cosa terribile. In realtà Pietro non accetta la logica della croce, come ciascuno di noi, perché possiamo tranquillamente seguire Gesù e accorgerci di essere fuori strada proprio quando si presenta la croce dentro la nostra vita. Perché la croce svela che cosa ci portiamo nel cuore e svela di chi siamo discepoli. Ma qui il problema, lo sapete qual è? Che Marco non ha nessun problema a raccontarci che litigano. Pietro rimprovera Gesù, ma Gesù poi a un certo punto rimprovera Pietro, e fa una cosa che è veramente molto forte, perché Pietro ha avuto la delicatezza di prendere Gesù in disparte e di dire: per favore smettila con questi discorsi.
Ma Gesù, voltandosi verso tutti i discepoli ad alta voce, in modo tale che tutti ascoltino quello che sta per dire a Pietro, perché in fondo Gesù sa che quello che dice Pietro lo pensano tutti. Ma Gesù, voltandosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Capite che ci troviamo davanti a un esorcismo? Lo chiama Satana. E gli dice una cosa molto semplice: torna al tuo posto. Ci sono dei momenti nella vita in cui diventiamo talmente tanto sicuri che possiamo camminare davanti al Signore dicendo: tanto sappiamo dove dobbiamo andare, anzi, vieni tu dietro di noi. No, noi dobbiamo imparare costantemente ad andare dietro di Lui, a imparare questa sequela dietro di Lui, a tornare ad essere discepoli. Ecco che Pietro si ritrova con la sua vera cecità. Pietro pensa di vedere, ma in realtà non vede. Tu sei il Cristo, ed è giusto, ma non ha ancora capito quale Cristo. Ha bisogno che i suoi occhi si aprano, come tutti i discepoli hanno bisogno che i loro occhi si aprano. Ecco, vi dico una cosa. Ciascuno di noi potrebbe aver vissuto delle scelte nella vita, essere diventato prete per un motivo, vivere il proprio ministero con delle convinzioni, ma non è detto che tutto quello che ci ha condotti a fare, quello che noi stiamo facendo, l'abbiamo fatto secondo le intenzioni migliori. A volte ciò che ci ha motivato anche a fare delle scelte grandi nella vita erano spinte da motivazioni e aspettative che non hanno nulla a che vedere col Vangelo. Buone, lodevoli, ma non secondo il Vangelo. Allora Gesù ci viene a raccogliere lì dove siamo, ora siamo preti, ci viene a raccogliere lì nel nostro ministero. Non ci dice di smettere di fare qualcosa, ma di convertirci. Fino adesso tu hai fatto così, ma adesso devi tornare dietro di me. Devi capire che il vero modo di essere sacerdote è questo. Il vero modo di amare una donna è questo. Il vero modo di amare un uomo è questo. Il vero modo di desiderare dei figli è questo. E tu puoi avere già tutte queste cose, ma non significa che siccome ce le hai, le hai anche capite. Allora, la conversione non riguarda quello che accadrà domani, ma quello che abbiamo oggi. In questo momento il Signore sta chiedendo una conversione a noi, lì dove siamo, in quello che noi stiamo facendo. Ci sta chiedendo di nuovo un discepolato. Ci sta chiedendo di nuovo di entrare in una logica nuova, che è la logica della croce. E sapete, già soltanto per il fatto che Gesù, parlando della sua croce, scandalizza i suoi discepoli, Gesù peggiora la situazione perché dice: non solo io devo fare così, ma quelli che mi seguono devono fare così. Ecco perché il capitolo si conclude con questa raccomandazione. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, vedete come si allarga l'uditorio, no? Pietro, poi diventano i discepoli, poi diventa la folla insieme a Pietro e i discepoli. Un discorso che Gesù fa a tutti e disse così: se qualcuno vuol venire dietro a me, non è obbligato. Se sceglie di venire dietro a me, dice Gesù, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me, delle mie parole, davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Cioè, fratelli, chi si vergognerà della croce? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo, con gli angeli santi. Allora, permettetemi in questo ultimo pezzetto della mia meditazione di dire ad alta voce in che cosa consiste la logica della croce, perché quando noi pensiamo alla croce pensiamo a un evento, a una circostanza, a una situazione, questo nel migliore dei casi. Nel peggiore dei casi noi pensiamo alla croce come a qualcuno. Invece Gesù qui spiega che cos'è la logica della croce. Non è l'amore per la sofferenza o qualche evento particolarmente drammatico all'interno della nostra vita
realtà la croce è la nostra quotidiana lotta al nostro egoismo. Le persone che si mettono a combattere il proprio io che vuole dominare tutto stanno vivendo la loro croce. E si accorgono che in questa battaglia contro il proprio egoismo si ritrovano ad essere deboli, a dover avere un sacco di pazienza, a dover lottare tutti i giorni, a sperimentare la sconfitta, ad essere umiliati anche dal proprio io. E non è una battaglia contro una cosa che è successa nella vita, ma contro una cosa che ci accompagna per tutta la nostra vita. È la tentazione del nostro egoismo. Perché il nostro io ha bisogno di essere libero, non di essere delirante. Allora, sentite quali sono le caratteristiche vere di un discepolato vissuto a occhi aperti, secondo l'identità vera di Gesù. Dice, rinnegare se stessi. Ecco, Gesù dice che le persone che lo seguono devono imparare ad essere liberi da se stessi. Rinnegare se stessi non significa frustrarsi, ma avere la libertà di saper dire di no a se stessi. Le persone che sanno rinnegare, cioè dire di no a se stessi, sono libere. Ora, noi abbiamo libertà da noi stessi? Ad esempio, quando ci viene la rabbia, riusciamo a dominare la rabbia? Quando ci viene una pulsione, riusciamo a dominare una pulsione? Quando ci passa la tristezza, riusciamo a dominare una tristezza? Cioè a saper avere qualcosa e a saper dire a quella cosa fermo là, bloccati. Cioè a me stesso io so dire di no. Questo è un lavoro che non è un lavoro di controllo, ma è un lavoro ascetico su ciascuno di noi che dura tutta una vita. Le persone che non hanno libertà da se stessi non stanno seguendo Gesù. Perché tu non puoi chiedere al Figlio di Dio di essere redento se tu decidi tutte le mattine di essere schiavo di qualcuno o di qualcosa. Quindi devi muovere battaglia a ciò che ti rende schiavo. E ognuno di noi ha le sue schiavitù. Vi prego, non fate i moralizzatori con le schiavitù. Perché ciascuno di noi ne ha delle più perverse, delle più strane, ma non dobbiamo dare un giudizio dicendo che quella è più bella e quella è più brutta. Tutto quello che imprigiona la vita fa schifo. Tutto. Tutto. Ma dice, ma è una sciocchezza, imprigiona la tua vita, fa schifo. Quindi capite che dire che se uno va a prostitute o se uno ha la dipendenza non lo so, dall'alcol, non dobbiamo dire uno è meglio di un altro. Tutto quello che imprigiona la vita è orribile. Perché? Perché ci toglie l'unica cosa che Gesù ci ha ottenuto con tutto se stesso, donando la sua vita, la libertà. Chi mi vuole seguire ogni giorno, dice Gesù, deve rinnegare se stesso, deve essere libero, combattere. Poi dice, prenda la sua croce e mi segua. Molto dolore della nostra vita nasce dal fatto che noi non accettiamo la realtà. Noi non l'accettiamo. La prima realtà che noi non accettiamo è quella di noi stessi. Ad esempio, se io per carattere sono uno squilibrato, cioè significa che inizio una cosa e non riesco a finirla, faccio una cosa, mi entusiasmo e 2 mesi dopo la butto via, io devo accettare che io sono questo e devo cercare di fare qualcosa con questa modalità con cui io sono. Se io rimango male e sono arrabbiato perché non sono l'ideale che mi ero immaginato, io non posso essere discepolo del Signore, perché per essere discepoli del Signore tu devi conoscerti e devi accettare. Se tu ti conosci e ti accetti, vai lontano. Perché le persone che conoscono se stesse si ingegnano. Se io so che non ho una gamba e devo andare da qui fino alla Basilica di San Francesco, non posso ragionare come se ce ne avessi due di gambe, ce n'ho una di gamba. Allora cercherò la strada migliore, cercherò di muovermi in un certo modo, di portarmi una certa stampella, di usare una sedia a rotelle, oppure di trovare, cioè escogiterò qualcosa che mi conduca lì, ma nasce dal fatto che io conosco me stesso. Allora, accettare la croce significa accettare la realtà. Io vorrei avere la diocesi migliore al mondo, ma io ho quella diocesi. Io vorrei avere i confratelli migliori al mondo, ma io ho quelli. Vorrei avere la comunità con il carisma più, ma io ho quello.
vorrei avere la casa. Ognuno di noi ha una realtà che non deve entrarci in conflitto, deve accettarla, conoscerla e capire come può condurla. Io mi devo fa santo con quello che ci sta. Accettare. Prenda la sua croce, dice, e poi aggiunge, mi segua. Cioè, se tu pensi che puoi essere libero da te stesso e accettare la realtà di te stesso e della vita che c'è intorno da solo, questo è un altro inferno. Dice Gesù, mi devi seguire, se segui me non sei solo. Quindi la sequela non è tanto una soggezione a Gesù, ma è non essere soli nel nostro cammino. Allora capite che noi cominceremo a comprendere che la preghiera è un vantaggio per noi, non un dovere. Che avere una vita spirituale non è un'altra delle cose che dobbiamo fare nella nostra vita o nella nostra giornata, ma il modo attraverso il quale possiamo fare tutto. Perché? Perché andiamo dietro di Lui. Allora, andando dietro a Gesù, io capisco come mi devo rapportare con le mie ferite, con le mie debolezze, con i miei talenti, come mi devo rapportare alle ferite degli altri, alle croci, al dolore che incontro, alla gioia che devo condividere. Se io vado dietro di Lui, so cosa devo fare, perché chi legge il Vangelo, chi segue Gesù, chi ha una vita spirituale, si comporta come Gesù si è comportato, sa come deve stare davanti alle circostanze. Non dobbiamo improvvisare la vita, perché sapete da che cosa nascono i nostri peccati? Dai tentativi di non farne. I nostri peggiori peccati nascono dal proposito di non compierne da soli. Allora, pur di non fare un peccato, noi escogitiamo un modo nostro. Questo è tutto il demonio che dice: no, è vero, tu devi venire fuori da quella spirale di odio, di fede, da solo. Devi salvarti da solo. No, noi non ci salviamo da soli, noi andiamo dietro Gesù. Allora, certe volte arriviamo alla fine della nostra vita e vediamo che abbiamo fatto un sacco di cose sbagliate, qua, su, giù, ma in fondo abbiamo tentato di servire il Signore come eravamo, punto. Ci abbiamo provato, Questo ci chiede il Signore, ogni mattina di provarci. E certe volte ci riusciamo di più e certe volte ci riusciamo di meno. Ma non dobbiamo desistere da questo desiderio di continuare tutte le mattine ad andare dietro di Lui, anche se certe volte dobbiamo beccarci un ceffone come Pietro che ci dice: guarda che tu sei un bel demonio e devi tornare dietro. Ma meno male che Pietro ha avuto Gesù che gli ha detto questo, perché la cosa peggiore nella vita, lo sapete qual è? È non avere qualcuno che te li dà questi ceffoni. E tu sei convinto che stai facendo la cosa giusta. L'uomo, dice il Salmo, nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Ho tutto in mano, ma tu non hai in mano niente, dice Gesù. A che cosa serve che hai guadagnato il mondo intero e poi hai perso te stesso? Mi ero dato un obiettivo nella vita, ottenere quella cosa, e l'ho ottenuta. Mi diceva un anziano sacerdote: ma guarda che se una persona si ostina nel volere qualcosa, alla fine la ottiene, ma se non è volontà di Dio, la paga. Ma io a tutti i costi voglio quel posto. Guarda, alla fine lo ottieni. Perché se sei abbastanza furbo, intrallazzi in un modo tale che lo ottieni. Ma la domanda è volontà di Dio? Perché se non è volontà di Dio, quella roba lì la paghi. E non è che la paghi perché il Signore si vendica, perché non sei felice. Questa è la cosa peggiore che possa accaderti, che dopo che hai preso in mano ciò che pensavi dovesse renderti felice, hai in mano l'inferno. A che cosa serve guadagnare il mondo intero se poi uno perde la propria vita? E dice Gesù, che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Niente. Ecco perché Gesù ha offerto se stesso per dire: guarda che tu i soldi non ce li hai per riscattarti, pago io. Ha offerto Lui la propria vita per noi. E conclude: chi si vergognerà di me e delle mie parole, cioè della croce, che è l'unica cosa che noi dovremmo annunciare, la risurrezione di Cristo che passa attraverso la logica della croce. Non è la logica dei trionfalismi, del possesso, del dominio, è la logica invece della debolezza, della semplicità, della piccolezza.
Non so se avremo il tempo, ma Gesù nel Vangelo di Marco fa un elogio bellissimo dei bambini. A chi è come loro potranno capire qualcosa del regno di Dio? A chi si comporta come questi bambini? L'elogio della piccolezza. Nel Vangelo di Marco Gesù deve abbassare questo tentativo di dominio. Vuoi che bruciamo questo villaggio che non ci accoglie? Deve dire, c'è qualcuno che fa miracoli, ma non è dei nostri, non ha la tessera. Perché anche nella Chiesa può succedere che ci sono i nostri e gli altri. E noi pensiamo che il bene ce l'abbiamo solo noi e non gli altri. E Gesù deve dire, non dovete ragionare in questo modo. Io agisco ovunque, dove voglio, con chi voglio. Vedete, la logica della croce, è un'altra logica, è un altro modo di guardare le cose. È una guarigione degli occhi, è un vedere la vita in una maniera nuova. Allora vi lascio questa mattina in compagnia di questo capitolo ottavo del Vangelo di Marco e nel rivedere il miracolo del cieco a Betsaida, al villaggio di Pietro, rileggiamo poi la vicenda di Pietro, che è la vicenda di ciascuno di noi, accorgendoci che anche lì Gesù man mano vuole condurci a vederlo nella sua verità. E una volta che l'abbiamo visto nella sua verità, dice il testo di Marco, parlò loro apertamente. Cioè c'è un momento in cui Gesù scopre le carte, dice ok, basta con tutte queste cose che adesso diciamo la verità. Io sono questo. Tu che cosa vuoi fare? Allora lì possiamo ribellarci o seguirlo. La ribellione è quello che molto spesso noi viviamo davanti all'esperienza della croce. Invece la sequela non avviene quando tutto va bene, la sequela si vede quando tutto va male. Guardate che la croce la impariamo lì. Dice, sai, adesso sono seduto su un tavolo, sono sereno, sicuramente voglio scegliere la logica della croce. No, tu devi scegliere la logica della croce quando si presenta dentro la tua vita, in quel momento in cui... Se tu stai affogando, la prima cosa che ti viene in mente, lo sai qual è? Salvarti. E ti agiti. E Gesù dice, stai affogando, calmati. Ci sono io. Ma se tu non ci credi, continui ad agitarti e affoghi prima. Ma se tu ci credi, ti calmi e ti lasci afferrare da lui. Quindi in quei momenti in cui noi sembriamo in ostaggio del buio, sta accadendo la nostra conversione. Finalmente il Signore ci sta liberando dal demonio. Finalmente la nostra fede non è più la fede dei demoni, ma la fede dei discepoli ed è una fede che salva. Ma lo vedremo più avanti. Buona meditazione.